I foderi rossi modificano il loro piano d'attacco, verosimilmente noto al nemico, su suggerimento di Trafalgar Law. Consci che Ruffy e Kid vorranno attaccare frontalmente, Samurai e Bisoni aggireranno l'ingresso principale, mentre lo trasporterà i foderi rossi all'ingresso posteriore, dove intendono cogliere di sorpresa Kaido per sconfiggerlo. Nel frattempo Ruffy e la sua ciurma attaccano l'ingresso principale, evitando il fuoco dei cannoni grazie a Jinbe, e affrontano i soldati di guardia. Kaido si lamenta della mancata presenza di suo figlio al banchetto e si appresta a ricevere i sei compagni volanti, gli ufficiali di maggiore rilievo dopo Jack, King e Queen. Nel frattempo quest'ultimo dà inizio alla grande festa nella sala principale di Onigashima tra i seguaci di Kaido e Orochi. Intanto Law, Kinemon e tutti gli altri raggiungono l'ingresso principale e scoprono che Ruffy e la sua ciurma hanno già raso al suolo la fortezza a difesa dell'isola. Galvanizzati da questa prima vittoria, si lanciano all'attacco per sbarcare sull'isola. Ruffy e la sua ciurma, che stavano per brindare all'ingresso in ciurma di Jinbe, decidono di posticiparlo volendo festeggiare con tutti gli altri dopo la sconfitta di Kaido e Orochi. Law e alcuni dei foderi rossi si dirige verso l'ingresso posteriore utilizzando il suo sottomarino per superare le correnti marine. Intanto Kinemon e Denjiro sbarcano all'ingresso principale con tutti gli altri samurai, affondando le proprie navi poiché per loro non esiste l'idea di fuga o ritirata. Utilizzando i poteri del suo frutto del diavolo, Kinemon cambia gli abiti di tutti i samurai e delle ciurme di Ruffy e Kid, dando loro l'aspetto di sottoposti di Kaido per facilitare l'infiltrazione. Kinemon e Denjiro guidano i samurai per aggirare i nemici su entrambi i lati, mentre Kid e la sua ciurma entrano dall'ingresso principale non essendo interessati al loro piano, seguiti da Ruffy e Zoro che intendono fermarli prima che compromettano le cose. Franky intanto estrae dalla nave il Quaccio Tank e la Black Wino, con cui la ciurma intende procedere all'attacco. Nel frattempo Ruffy e Zoro, arrivati nella sala principale, assistono allo spreco di cibo e bevande da parte degli uomini di Kaido che per di più deridono gli affamati abitanti di Wa. Di fronte a ciò, entrambi non possono più restare a guardare. I sei compagni volanti vengono ricevuti da Kaido che affida loro il compito di trovare il proprio figlio Yamato, sul quale egli intende fare un annuncio più tardi. Chi lo troverà potrà sfidare una delle tre star di prima classe e prendere il suo posto. Nel frattempo Ruffy dà sfogo alla sua frustrazione sui sottoposti di Kaido che stavano sprecando il cibo, creando scompiglio. Zoro lo raggiunge facendosi largo tra altri sottoposti e chiedendogli perché si sia fatto scoprire. Quando Ruffy si giustifica dicendo che stavano sprecando cibo, egli ribatte dandogli ragione.